Ritroviamo con piacere Franco Teodoro in questa nuova avventura a Castelnuovo, che dopo due giornate dice che il Castelnuovo ha tre punti in classifica e si è comportato bene comunque anche in Coppa Italia, con un organico comunque giovane. Sì, assolutamente giovane, ci siamo ritrovati a costruire una squadra in tempi molto brevi e la squadra è molto giovane, però vanta delle ottime individualità, dei ragazzi di qualità e di prospettiva di questo. Questa partita fa anche ben sperare, a conferma di quello che sto dicendo, perché non era certamente facile vincere con uno Spoltore, che è una squadra molto ben costruita, valida e da anni insieme, quindi una struttura che conosce da tempo questo campionato, dove le partite non sono mai facili nessuno, perché questo è un campionato veramente molto equilibrato, al di là del fatto che ci possono essere quelle due squadre che abbiano speso tantissimo per poter primeggiare. Comunque resta il fatto che ogni domenica i risultati non saranno mai larghi, ma sempre sul filo di lana a sfruttare gli errori che possono crearsi da una parte e dall'altra. Oggi è andata bene, abbiamo prodotto delle buone palle gol, prima siamo stati sfortunati, ci è andata bene l'ultima occasione contro, ripeto, una squadra ottima, e credo che viene via da una vittoria, quindi questa la dice lunga. Per noi è importante, per il morale dei ragazzi, che serve a crescere sempre di più. Domenica si va a Lanciano, altra piazza importante. Piazza importantissima, un blasone incredibile. Però ogni partita, lo abbiamo detto anche oggi con i ragazzi, che si chiami L'Aquila, si chiami Torrese, si chiami Angolana, Lanciano, chiunque esso sia, ogni partita è uno spareggio, una gara a sé che va giocata fino all'ultimo respiro, quindi noi non abbiamo molto da perdere, la società ci chiede la salvezza, la squadra è giovane e noi faremo di tutto per raggiungerla il prima possibile, e poi ogni partita ha la sua storia.